rilassante. Oggi è il primo giorno ed è il turno di Antonio. Tutta buona la prima. Fianco un noto bassista. Sì, abbiamo calcolato che oggi lavoreremo 19 ore e ci costerà 80 centesimi all'ora a testa. Ah, solo 80, beh, 80 centesimi. Ci costerà 80 centesimi. No, mi sembra un ottimo deal. Diamo un'occhiata allo studio, ragazzi. Uno studio che sta venendo messo in piedi. Vedete i nostri ragazzi. Boh, eh. Ah, ti sei beccato anche uno zoom spontaneo mentre hai fatto. Grazie, un bel ragazzo. Deve essere la videocamera riconosce immediatamente i bei ragazzi. Mentre avete. Infatti avete super zoom. Automatico. Va bene. Adesso. E qua abbiamo la nostra incredible star, il nostro producer Fabio Trentini. Sai perché stavolta guardavo il disegnino? Devo fare i cazzi miei perché sto guardando il disegnino lì. Non quello che ho io, Sennheiser. Quello più vecchio. Ok. Molto bello quello. No, ma sono bene, sì. Sta tutte e due. No, di timing c'è. No, non vorrai. Ok. Boh, è sempre mezzo coglioni in un modo nell'altro. Fabio, aiutaci qua. Dimmi tutto. No, hai andato sul Charlie invece che subito sul Ride. A me non mi sono prendere il fatto di tutto. Ma non impazzite per strada qua, ragazzi. Dai, sono per we
Guarda che ci sia tanta aria per il basso e per la voce. Ok, ok. Vamos. Coratura super fantastica. Era un po'. Facciamo un attimo. Cazzarietta. A vedere come ha svirgolato. Io non posso rubare, alzare il volume e vai avanti. Però sul disco, anche così come guida direi, perché sennò ho paura che quando parti... No, quel... si tolgono i bassi. Casca un po' il palco. Allora adesso faccio la ritmica. Tanto fai la ritmica, ma magari solo un ciclo pure velocemente per avere uno sketch veloce. Va bene, anche la... Allora, niente, mani sempre da qua, faccio la ritmica. Cosa cancello? Sì, cosa cancello? Per fare una cosa fatta un po' bene, magari anche con i double strokes e intro un po' sui maroni. Ok, dalla sta... come facciamo? Stai mettendo in griglia? Analizzo. No, non beccare sto momento che poi sembra che ho suonato male. Stai mettendo in griglia? Non lo deve sapere nessuno. Anto, me lo fai suonare a me il campanaccio, per favore? Scusa? Me lo fai fare a me il campanaccio? Costa soldi. Ma pagando. Dai, ti abboni 40 centesimi dell'extra gasolio che mi hai fatto spendere per portarti al ristorante davanti, non farti fare il sottopassaggio. Faccio qualcosa di figo. Tanto non fa niente di figo. È vero. Ah, ok. Paolo, se devi far perdere tempo, che cazzo! Su questo, io senti, facciamo così e boh, dai, facciamo così. Secondo me il piano è valido, cioè lavoriamo sulle due main per intanto. E quando abbiamo quelle, faccio un po' di esperimenti, vi faccio sentire in che direzione può andare, ma veloce, rough, sì, sì. Per farvi capire. Ma allora... E secondo me vedrai che il brano ti dirà o ci dirà quale chitarra utilizzare come main. Può essere che in certi brani sia palese che confrontandole la Flying V funziona meglio.